È un tema importante perché riguarda la nuova legge Gelli, il rapporto alla responsabilità professionale che ha il medico in generale, non solo quello di famiglia, ma tutti i medici. Per quella giornata è importante, impostata sia sul ruolo pure del medico di fronte alla legge, nuova legge, e sia tutti questi blocchi, soprattutto le carenze che ci sono, ma più che carenze dei medici, c'è un problema di blocco, soprattutto in Sicilia, blocco di far ingressare nuovi medici nella nostra regione Sicilia. Per cui dico, il mio discorso, tra l'altro che devo relazionare, sarà improntato proprio su queste difficoltà che trovano i medici nell'inserimento, con i blocchi notevoli che ci sono a livello legislativo o di decreti che sono... Molti sono illegittimi, che bisogna lottare come sindacato e bisogna toglierli oppure incominciare a interpretarla nella giusta maniera per cercare l'ingresso dei medici, dei giovani medici, perché a me mi interessa moltissimo l'introduzione di nuovi medici al lavoro. I medici noi li abbiamo in Sicilia, ora i medici ci stiamo facendo scappare, non in Italia, a nord, li stiamo facendo scappare fuori l'Italia, fuori l'Europa. Per cui dico, bisogna agevolare l'ingresso ai medici, non c'è carenza, bisogna non fare fuggire i nostri medici, perché noi siciliani abbiamo diversi medici, siamo le famiglie, tra l'altro siciliani, che hanno creato medici nella formazione, e le difficoltà che stiamo trovando in Sicilia è solo vergognoso. Quindi medici, non c'è carenza di medici, ma fuga di medici si sta cercando. Quindi la mia lotta è una lotta che tenderà soprattutto a cercare di creare gli spazi e l'ingresso immediatamente di medici e non di farli fuggire. Questo è il tema che io affronterò. Tra l'altro il tema che ha affrontato oggi il collega riguarda il problema di questa situazione di responsabilità sanitaria di fronte alla situazione sanitaria che c'è. Quindi tutte le responsabilità che abbiamo, la burocrazia notevole che abbiamo e tutti i rischi, perché noi medici camminiamo con le manette sempre messe nella nostra borsetta, eccetera. Quindi è una situazione importante di sbloccare questa situazione veramente vergognoso, cioè l'ingresso ai giovani a lavorare.